È forse l'esercizio a corpo libero più conosciuto in assoluto, ed è anche uno dei più importanti. Stiamo parlando dello squat, e in questo video analizziamo alcuni dettagli che spesso non sono presi in considerazione, ma molto importanti per un'esecuzione ottimale. Ognuno di noi, infatti, dovrebbe eseguirlo in maniera diversificata e personalizzata. Vediamo il perché! Ciao, sono Beniamino Bai, fisioterapista, preparatore atletico e ideatore di Fisofix. Lo squat è un ottimo esercizio funzionale, in grado di far lavorare le grandi masse muscolari, ma anche muscoli stabilizzatori di anca, ginocchio, caviglia e pelvi. Spesso si insegna l'esecuzione di questo esercizio in maniera standardizzata, ma in realtà ogni individuo possiede delle differenze anatomiche che costringono ad eseguire l'esercizio con differenti posizioni per mantenere le articolazioni nelle corrette posizioni. Le differenze anatomiche principali riguardano l'articolazione dell'anca e sono l'angolo di antiversione, l'angolo del collo del femore e l'orientamento e la profondità del cotile. Come? Cosa stai dicendo? Piano piano, con calma, che ti spiego tutto. Sono tutte caratteristiche strutturali congenite che determinano angoli di movimento completamente differenti da atleta a atleta. Analizziamole una per una. L'angolo di antiversione è l'angolo formato dal collo del femore con la sua diafisi, e cioè la parte lunga dell'osso, e la si osserva osservando l'osso dall'alto. In questo modo l'articolazione può assumere una posizione in antiversione, una posizione neutra o una posizione in retroversione, con relative conseguenze sul movimento di anca e ginocchio. È possibile, attraverso dei test e la palpazione del grande toccantere, individuare l'angolo dei differenti soggetti. L'angolo del collo del femore lo si apprezza invece osservando l'osso sul piano orizzontale e determina differenze in abduzione o adduzione d'anca. Infine, l'ultimo elemento che determina i movimenti dell'anca è l'orientamento e la profondità del cotile, e cioè quella porzione di bacino che accoglie la testa del femore. Essa può limitare movimenti, creare conflitto e determinare differenti gradi di movimento sia in abduzione che in rotazione. Inoltre esistono ulteriori differenze anatomiche che riguardano per esempio la pronazione o la supinazione del piede, la mobilità di caviglia anche ginocchio, la rotazione della tibia e la capacità di controllo motorio di ogni individuo. Capite quindi che tutti questi elementi non ci permettono di standardizzare la posizione in cui eseguire lo squat. Per esempio, un atleta con un angolo di retroversione dovrà eseguire lo squat con i piedi più aperti rispetto ad un soggetto con un angolo neutro o una posizione in antiversione. Altrimenti si rischierebbe di mettere sotto stress l'anca o, peggio ancora, il ginocchio. È importante l'osservazione del movimento e l'interazione tra fisioterapista, preparatore atletico ed atleta per individuare la corretta posizione, diminuire il rischio di infortunio e migliorare l'attivazione muscolare. Osserva sempre come fai lo squat. E se ti sembra di farlo in maniera naturale, prova a variare la posizione di partenza, cominciando dall'appoggio dei piedi, sia per quanto riguarda la larghezza che l'orientamento delle punte. Ti consiglio anche di guardare il video dedicato alla mobilità articolare dell'anca, perché ti aiuterà nell'esecuzione dello squat. Ti lascio il link qui sotto in descrizione. Per dubbi o domande, non esitare a contattarmi qui sotto nei commenti o direttamente su Instagram. E ti ricordo di iscriverti al canale, perché ogni settimana usciranno dei video sul mondo della riabilitazione, della preparazione atletica e dello sport. Buon allenamento e ci vediamo al prossimo video!